Care amiche e cari amici, a fine mese saremo nuovamente esposti alle solite balle che appariranno su giornali e TV. Per rimanerne immuni ci sono antidoti che si possono ordinare tranquillamente online e la cui sana lettura protegge dal lavaggio del cervello mediatico che ogni anno viene regolarmente ripetuto con i soliti ritornelli, che normalmente sono la battaglia aerea, gli aerei senza bandierina, i tracciati radar manipolati o occultati, i piloti Naldini e Nuttarelli che squawkano 3 volte, le morti misteriose, il MiG libico trovato sulla Sila, l'ultimo miglio ancora da percorrere per giungere alla verità. Chi ha avuto la pazienza di seguire i vari video pubblicati su questo canale dovrebbe essersi però fatto un'idea chiara del perché è successo che sul 19 scoppiasse una bomba. Il primo libro da leggere è il libro di Göran Lilja, uno dei due esperti svedesi nominati dal giudice priore in seno alla commissione Misiti. Göran Lilja ha, come dice lui, sentito la necessità di scrivere un libro in cui racconta la sua esperienza. Il libro di Lilja va contro quanto fino a quel momento, era il 2014, veniva scritto e dato per verità. Anche se dopo il libro di Lilja usciranno altri testi con tesi assurde senza alcun fondamento scientifico, ad esempio quello in cui si teorizza la fusione della cabina di pilotaggio con la fiammata del posto bruciatore, usciranno anche altri libri importanti in cui la vicenda di Lustica viene analizzata con metodo e rigore scientifico, oltre al fatto che già le sentenze del Tribunale Penale avevano escluso qualsiasi ipotesi di battaglie aeree e di collisioni in volo e di turbolenza di scia. A quello di Lilja segue il libro di Eugenio Baresi, uscito nel 2016. L'autore è stato segretario della Commissione Stragi durante la XII legislatura. Il suo libro è molto preciso e accurato ed è stato scritto con l'obiettivo di riportare i fatti realmente accaduti, smontando quelli inventati dalla propaganda mediatica che nel corso degli anni ha fatto diventare verità l'esatto suo opposto. Un ottimo antidoto è il libro di Bonazzi Farinelli, il cui titolo è più che eloquente. Testo molto corposo da leggere, ma che consente di rimuovere dalla propria testa anni di bugie capendo come sono state costruite. Altro antibiotico è ripensare Ustica, ricco di riferimenti storici e collegamenti alla situazione politica internazionale. L'autore, il professor Pizzi, già professore universitario, ha successivamente pubblicato in occasione del 40° anniversario un secondo testo meno corposo rispetto a Ripensare Ustica, ma altrettanto valido, Ustica 40 anni dopo. Penultimo ad essere pubblicato il libro di Aleggi e Tricarico, che tocca un argomento delicato come quello dei risarcimenti. Passiamo quindi ai 3 libri scritti da Antonio Bordoni, ingegnere aeronautico. Oltre agli H87 di Eretici e Quando il cielo scoppia, Bordoni è autore dell'ultimo libro in assoluto dedicato al caso di Ustica, pubblicato nel maggio 2022. Tutti i libri che avete visto sono stati recensiti su questo canale e facilmente acquistabili online, eccetto l'introvabile La minaccia e la vendetta di Giuseppe Zamberletti, uno dei primi libri scritti per Ustica, nel quale è secondo me contenuta la chiave di lettura del perché dell'accaduto. A differenza di Maurizio Costanzo, non do consigli per gli acquisti. Sono testi tutti più che validi, che non presentano distorsioni o mistificazioni dei fatti avvenuti. Nella vostra libreria non deve mancare il libro di Lilja, poiché è scritto da un membro straniero della commissione Misiti, che ha concluso i propri lavori individuando nell'esplosione interna la causa che ha provocato la caduta del 19. Con questo vi do appuntamento al prossimo video.